È dal 10 di novembre che non carico più video. Eh sì, ragazzi, è passato tanto tempo, ne è passato davvero tanto, credo mai così tanto nella storia del mio canale, di questi 5-6 anni passati insieme. E sono qui, ragazzi, per dirvi che non sono morto, lo sono idealmente e vi spiegherò il perché. Però sono qua per spiegare un po' la situazione, sono qua per dirvi che cosa sta succedendo, perché molti me l'hanno chiesto su YouTube e anche su Facebook e quindi ragazzi finalmente mi faccio rivedere anche qui. Allora ragazzi, ci sono state molte questioni. Parto con ordine. Innanzitutto volevo augurarvi un buon anno e spero che abbiate passato delle buone feste. Io ragazzi, fino al 10 di novembre avete visto che con una certa continuità, a parte anche dopo l'inizio della scuola, che anche lì insomma è inutile starsi a fare un mazzo così perché tanto il risultato è quello, ho avuto una discreta continuità, avevo ricominciato un po' a macinare terreno, l'avete visto anche in estate dove abbiamo avuto un boom di iscritti, un boom di mi piace, risultati stratosferici, che hanno zittito molte voci sul mio conto, di persone che dovrebbero solamente tenere la bocca chiusa, e qui ragazzi mi taccio perché sennò succede il finimondo. Infatti andatevi a vedere perché fatevi anche una media, escludendo le live, fatevi una media e sciacquatevi la bocca, visto che guardate solo quello. Allora, e dal 10 di novembre che è successo? Insomma, mi sono ammalato, purtroppo, pesantemente, mea culpa, non sono neanche andato dal medico, perché era sempre un classico raffreddore, un mal di gola atroce, ragazzi, non immaginate nemmeno che dolore. E insomma, mi sono ammalato pesantemente, sono andato a lavorare lo stesso, va bene, di notte, di domenica, non c'era problema. E questo ovviamente mi ha spompato del tutto, rallentando la guarigione. Dopo poco tempo, dove volevo cercare un attimo, perché dopo anche una malattia, insomma, quando spezzi il ritmo dei video è difficile riprenderlo, questo chi fa video lo sa bene, in poche parole mi sono, come dire, riammalato di nuovo, però di una minore entità, sembrava quasi che fosse ritornato di nuovo fuori quel virus che mi aveva messo a tappeto. Insomma, mi ha occupato quelle 2 o 3 settimane, insomma, sono stato lì tra soffiare il naso, tra quello anche dopo essere guarito continuamente, ero stato un po' di raffreddore e va bene, sono stato da cani. Poi sono subentrate altre questioni, oltre le questioni fisiche. La prima è stata una cosa un po' più videoludica, perché ho comprato online sto marchingegno stupendo che io ve lo voglio far, vi farò vedere, che è un micro cabinato con 9.000 giochi dentro, ve lo devo far vedere. Il video più o meno l'ho già girato, adesso lo devo sistemare un attimo perché questo è assurdo davvero. E niente, anche qui ci sono stato attaccato delle ore perché sono impazzito di sta roba qua e va bene. E poi altre tre questioni che sono molto, molto velocemente, la questione amici, tempo libero e vita privata, che dove ho ricominciato a vedere un po' la gente, ad uscire, ad organizzarmi, a riempire quel poco tempo libero, magari facendo avanti e indietro per vedere qualcuno, per uscire, ho ripreso un pochettino la vita privata in mano. Poi un'altra passione subentrata. È subentrata una passione così quasi per caso, che sto coltivando, ora è ancora tutto molto molle, nel senso che bisogna vedere negli anni come diventerà. Per chi mi segue su Instagram sicuramente già lo saprà, già l'avrà notato, sono praticamente, oramai dovrebbero annunciarlo a giorni, dovrei entrare in una squadra professionale di bowling. Perché in pratica così giocando proprio alla cavolo anche con gli amici, insomma, mi sono accorto che comunque ci prendevo bene, poi andavo io un po' per i fatti miei fino a che non ho deciso di prendere parte a un come si chiama, un torneo amatoriale,
E andando bene, vincendo anche una boccia, addirittura ho vinto, insomma, un istruttore ci ha preso sotto l'ala e ci ha preso dentro e ci ha, diciamo, un pochettino modificati, ci ha un po' plasmati a suo piacimento. Infatti, apro e chiudo la parentesi, magari ci farò uno speciale se a qualcuno interesserà, se no, pazienza, non è importante. Non è il classico gioco dove devi tirare dritto e beccare in mezzo, è una cosa un po' più geometrica, fare un tiro ad arco, un gancio, l'oliatura sulla pista, è tutta una questione molto più complessa. Se non avete un caso da fare e vi vorrete vedere una gara professionale, vedrete che è una cosa più tosta di quello che sembra. E allora, andando avanti e facendo allenamenti su questo, i ragazzi adesso sto facendo una media di 20, 22, 18 partite alla settimana e quindi insomma mi sto occupando anche del tempo, anche perché dove devo andare non è poi così vicino, raggiungibilissimo ma non è vicino. Allora anche lì ho soldi perché ho dovuto comprare delle bocce specifiche, delle forature specifiche, la borsa, le scarpe, gli spray per non far rovinare l'involucro esterno e tutto il resto, sono partite dei soldi, sono partite delle risorse, del tempo, tantissimo tempo. Infatti dovrei entrare negli esordienti quest'anno, 2018. Oltre a questo, c'è stata anche la questione lavoro. Non vi preoccupate, non è successo niente di grave, anzi è successo qualcosa di bello. Però in questi mesi, ragazzi, davvero mi sono, davvero avevo la testa solo sul lavoro. Perché io sono stato precario fino a poco tempo fa, per un lungo periodo di tempo, e avevo veramente un magone perché non sai se ti tengono, non sai cosa succede, magari ti rinnovano, perché dovete sapere che alla fin fine un imprenditore, un'azienda, una multinazionale, chi vuoi che sia, deve guardare anche al guadagno. Quindi chi c'è di troppo, chi non serve, se non va, cioè insomma, se ti vuole ti cacciano via, chiaramente. E io, visto che proprio sento il bisogno di essere occupato, di essere tranquillo su certi aspetti, anche se di sfisso oggi non c'è niente, di tranquillo non c'è niente, insomma io ero parecchio preso da questa questione e davvero non avevo la testa di andare avanti su YouTube. Poi, prima delle vacanze di Natale, è arrivata la notizia più bella che potesse arrivare e quindi per un bel po' spero di essere a posto. Allora, a parte questo, che adesso mi sono tolto un grosso magone perché si possono vedere altre cose, altri progetti, si possono fare dei percorsi, andiamo alla questione Yu-Gi-Oh! Alla questione Yu-Gi-Oh! Che io prendo ancora a cuore perché c'ho un canale, ma ragazzi, vi devo dire la verità, io considero questo gioco non più una perdita di tempo, ma proprio questo gioco è morto. Io ragazzi non noto neanche più quasi una certa audience quando escono le bustine, quando escono le carte, non la vedo neanche più nei gruppi, cioè la gente è zitta, la gente è muta, la gente è piatta, non si nota più niente. Questo gioco ha smesso, cioè fate finta che Yu-Gi-Oh! Sia una persona col battito cardiaco e avete il display quello ospedaliero, dai, l'avrete sicuramente visto. Yu-Gi-Oh! Oramai è diventato, cioè, uno zero, è diventato uno zero che va avanti, forse perché c'è qualcosa attaccato dietro, forse perché c'è ancora gente che ci gioca, perché proprio noto un continuo svuotamento, un continuo rilascio di questo gioco, ma soprattutto una politica dettata anche dalla società che sta cambiando, che sia sull'innovazione, sulla tecnologia, su tutto il resto, che in poche parole vige quasi la politica all'italiana, quella che vedete sui telegiornali, che vi dice che in pratica le persone vivono a più a lungo ma ne nascono meno. Come? E la stessa cosa Yu-Gi-Oh! In che senso? L'analogia è semplice, nel senso che chi ci gioca già da tempo viene tirata in lungo e in largo fino a che si può, mentre non ci sono bambini, ragazzini che iniziano il gioco in tenera età. Uno perché il gioco sta diventando un casino totale, non si capisce più niente.
Machiavelli si sparerebbe in testa se dovesse giocare ai giochi che facciamo noi, ma a parte questo, non ci sono più ragazzini, eccetera, eccetera. Le fumetterie si stanno svuotando, proprio sta diventando il domino sta cadendo lentamente fino alla sparizione, al fallimento totale di Yu-Gi-Oh! In che senso? Nel senso che anche YouTube Italia, ragazzi, sta morendo. Infatti, ragazzi, il titolo di questo video prende da questo. YouTuber, troviamoci un altro lavoro. Perché oramai, perché uno dovrebbe fare video su YouTube? Partiamo con ordine. Fino a poco tempo fa, a qualsiasi livello giocavi bene. Adesso i local sono quasi spariti. Perché i local, davvero, da pochissime altre parti si giocano in serio modo, dove ci sono buoni premi, certo. I local stanno sparendo, i regionali sono in calo, nel senso che la gente c'è, ma rispetto a anni fa, io ragazzi, cioè, ho letto anche, non, adesso non mi ricordo bene, ma anche l'ultimo regionale che è stato fatto a Bologna, non al Games Academy, all'altra, 40-50 persone? Pochissime, pochissime. Io mi ricordo il primo regionale che ho fatto eravamo in quasi più di 90. Cioè, quindi non, cioè, i regionali sono in calo, gli ICS sono stabili, ma ragazzi, prima o poi la nube grigia arriverà anche su l'ICS, dove cominceranno a calare, perché tu, ragazzi, per giocare in modo serio, quasi regionale, non se lo cagano più. L'LLDS, quello lì, non se lo cagava nessuno, nonostante fosse una buona idea, non se lo cagava nessuno, solo vincevi il playmat, beh, carino il playmat. Quindi sono caduti i local, stanno cadendo i regio, cadranno gli CS, rimarranno gli europei e i mondiali dove giocheranno i giapponesi, quelli dell'est, dove la Konami non ci lucra affatto, dove la sacca di soldi è in Occidente, se fanno fallire l'Occidente, addio Yu-Gi-Oh! Ragazzi, questo è un gioco che io reputo tra 15-20 anni deceduto. Cioè, questo gioco fallirà, è proprio, ma io la sparo lunga perché la gente vedo che per Yu-Gi-Oh! È molto tenace, per queste cose Yu-Gi-Oh! La gente che gioca Yu-Gi-Oh! È molto tenace, perché comunque i giovani della mia età o anche un po' più vecchi magari hanno solo l'università, un lavoretto fino al venerdì, quindi riescono bene o male, a un lavoro da lunedì a venerdì riesci ad andare ai local, però magari ancora vivono dai genitori, ancora non hanno famiglia, quindi bene o male ce la fanno. I ragazzi che vanno a scuola, chiaramente, ma quando passeranno queste decadi, quando passerà questi lustri? Cioè, la gente quando diventerà ancora più grande, che avranno famiglie, ci saranno più sfide, ci saranno più spese, addio, ciao. Perché i bambini di oggi non hanno Yu-Gi-Oh! In mano, c'hanno Clash of Clans, c'hanno Call of Duty, cioè non hanno Yu-Gi-Oh! Chiaramente, ci può stare. E quindi, ragazzi, anche YouTube Italia sta morendo, se non è già morta. Perché YouTube Italia, io ci farei la firma oggi, è definitivamente morta. Perché oramai parlare di Yu-Gi-Oh! Su YouTube, ma che cosa dici? Cosa vuoi stare a dire? Analizzare le carte? Cioè, fai vedere solo i mazzi? Tutto il resto, ci vuole uno YouTuber specifico a mostrare il tutto? Specialmente italiano? Quindi, ragazzi, anche la gente che segue su YouTube è sempre meno, cioè ti seguono forse per simpatia, ma la gente è veramente appassionata oramai è agli sgoccioli. Sgoccioli. Quindi, ragazzi, io non dico che questo sia il mio ultimo video, perché potrebbe farlo pensare. E avrei tutte le carte in regola per farvelo passare come ultimo video, però qualcosa ancora lo porterò, sicuramente. Sicuramente con molta elasticità, però ragazzi, questa è la dimostrazione, come tanti altri YouTuber, che un tempo addirittura erano troppi e adesso non ce ne sono più perché non. Cioè, cosa fai come YouTuber? Cioè, è una perdita di tempo quasi, perché ti devi fare un mazzo così altrimenti non ti cagano. E YouTube, ragazzi, lo vedete, oramai è morta. Stiamo diventando grandi tutti. È stato bello. E sarà bello, ma io l'ho già detto che YouTube è un posto bello ma futile. L'ho già detto. E ragazzi, questa è la verità. Da Mickey Perfect è tutto.
anzi da Mirko, perché questo non è un video da Mickey Perfect 96. Ci si vede al prossimo video, ci si vede alla prossima. Ciao!